Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo scopo per scoprire insieme a voi No Man's Sky. Come state vedendo da questa ambigua schermata di preavvio, non so cosa sarà, siamo pronti ad avviare il nostro viaggio nel mondo di No Man's Sky, per cui io non perderei tempo con grandi preamboli stavolta e andrei diretto al punto, per cui premiamo quadrato e vediamo cosa succede. No, devo tenerlo premuto. Avvio sistemi della tuta Atlante in corso. Sistemi di supporto vitale attivati. Sistema scudo cinetico operativo. Wow. Scanner danneggiato. Riparazione necessaria. Jetpack a propulsione aerea operativo. Strumenti multitool e laser binario operativi. Sequenza inizializzazione UTM completata. Bene. Ci troviamo su Ajumprest, nella galassia di Euclide. Allora, io direi, vabbè, come primissimissima cosa, mettiamo i sottotitoli. Se no, non ne usciamo. C'è modo di mettere i sottotitoli? Non c'è modo di mettere i sottotitoli. C'è una ricchissima pagina di opzioni, devo dire. Non importa, va bene. Allora, viaggio sta. Vabbè, qua sono tutte le nostre statistiche. Ci troviamo nel sistema Gartenkrui 14, nel pianeta Jumprest. Io sono confusissimo già. Bene. Ok. Iniziamo la nostra. Io non so che cosa si aspettano da me in questo momento. Io che cosa devo fare? Allora, Rottami, interagisci. La realtà sembra ripiegarsi su se stessa. Un momento vedo dei detriti, mentre quello dopo vedo una grande sfera rossa, quasi troppo vasta e luminosa per essere comprensibile. Mi conosce in ogni mio dettaglio, più di quanto io potrò mai conoscermi. È forse il volto della creazione stessa? O forse la mia mente appena risvegliata sta venendo manipolata? Un nome è impresso a fuoco nella mia mente, Atlante, insieme a esso una richiesta, fatta senza parole, seguire il percorso che questo essere, questo Atlante, ha preparato per me. Wow! Siamo proprio nelle cose iperpoetiche. Accetto la guida dell'Atlante? Ma sì. Il calore della sua approvazione mi avvolge. Prima avevo perduto la mia strada, ma ora l'ho ritrovata. L'Atlante riconosce la mia fedeltà, certamente. Vabbè, non mi dà manco il tempo da leggere. Va bene uguale. Allora, caro Atlante. Macchina danneggiato, cerca. Scoperto nuova tecnologia, premi E per aprire l'inventario. Danno cannone Teta, il cannone fotonico spara a cadenza aumentata, agisce automaticamente una volta inserito nell'inventario dell'astronave. Bene. Allora, abbiamo un'astronave. Rasa Mama 36. Installa completa. Ok. Ricorda Destiny per certe cose, l'inventario per altre. Ne ho sentito parlare malissimo poi in questi giorni prima di provarlo. Allora, sistema di decollo verticale, ci mancano i pezzi. Motore a impulso, ci mancano i pezzi. Scudo deflettore, c'è. Io volessi installare la tecnologia cannone Teta, ci mancano i pezzi, vabbè. Quindi siamo di fronte a un survival spaziale. Io non mi sono interessato per niente di questo gioco prima che uscisse perché volevo avere una sorta di primo impatto completamente alla cieca, cioè questa cosa con certi tipi di prodotti. Per cui sono ignorantissimo su ciò che il gioco propone. Teletrasporta oggetti dall'exo tuta all'astronave in qualsiasi momento, premi triangolo nel tuo inventario. Sì. Inventario exo tuta. Vabbè, ma. Ah, figata! Ok. Supporto vitale. Ah, sta finendo. Ricarica l'equipaggiamento con isotopi. Ne abbiamo? Non che io veda, vabbè.
Raggio minerario. Protezione termica stabile. Stiamo perdendo pezzi, a quanto sembra. Mamma mia. Io sono... Devo andare in giro a cercare? Pass dell'Atlante. E st'Atlante quando me lo dà il pass? Trova la astronave con cui sei precipitato. È questa. Poi chi è precipitato e quando? Rilevati i danni critici al propulsore di lancio. Premi il pad per aprire inventario. Sì, io lo sapevo anche prima che mancasse questa roba. Trasferisce elementi, scarta. Vabbè. Io posso pure uscire. Devo andare in esplorazione, posso? Ho una pistola e non ho paura di usarla. Rilevati i danni critici a visore analitico. Premi per avere l'inventario. Visore analitico, miglioramento ottico del sistema di rilevamento di creature. Permette di individuare e identificare creature planetarie, oltre a punti di navigazione e costruzioni distanti. Premi, tieni premuto L2 per attivare. Premi R3 per utilizzare lo zoom. Questa tecnologia è danneggiata in modo critico. Ma io che devo fare? Sto sparando. Ah, sto ottenendo cose. Beh, da paura. Ma se io volessi semplicemente prenderlo, non posso. Questo va sfondato, va bene. Ho capito che forse non devo farla surriscaldare, ecco. Niente, si stava surriscaldando. Io spero che quello che sto facendo abbia un suo senso. Del tipo che sto ferro servirà effettivamente a qualcosa. Ok. Ossido di ferro. Postili in avvicinamento. Droni sentire. Ah, bene. Io distruggi i droni. Con questo? Funge? No. Ma cos'è che... Ah, ok. Bene. Temevo che non stesse avendo... Dunque, intensità granate Sigma. C'è un altro drone, tra l'altro. Ah, che palle. Niente. Io sto per morire, credo. Vabbè, ma tipo se io entrassi nella navetta avrebbe senso? Cannone fotonico. No, non volevo uscire. Ah, mi sono ricaricato entrando. Beh, allora. Gialla. Non mi avrete. Ok. Uno è andato, manca l'ultimo. Finito? Bene. Allora, si diceva, io ho tante cose da raccogliere, credo, in questo momento. Se me lo fai prendere. Obiettivo raggiunto, cioè novellino. Si tiene di sotto è 1. Va bene. Mi sta per finire il raggio, però. Credo. Allora, scanner, dispositivo di esplorazione planetaria che individua ed evidenzia i punti di interesse vicini. Si collega direttamente al cervello. Se utilizzatore di origine Corvax, alla corteccia di rete neurale. Premi il tasto L3 per attivare la scansione locale. È rotto pure questo, vabbè. Carbonio.
Io devo raccogliere tipo il mondo. Domanda, ma quando il raggio minerario finisce, che succede? Arma scarica, allora. Crea l'asta di carite nell'inventario. Ricarica raggio minerario con isotopo. Allora, bisogna analitico, ce l'ho. Posso ripararlo. Energia. Scusate, eh. Ok. Scanner, mi serve carbonio. Posso farlo. Platino, addirittura. Io credo che andrò sotto a questo gioco come poche cose nella mia vita, probabilmente. E il bello è che ero anche estremamente diffidente, ma... cos'è che mi vola intorno da un quarto d'ora? Devo solamente entrare un pochino nell'ottica di come si fanno le cose, ma... carbonio. Ok. Quindi lo scanner... bene. Là vedo dei minerali potenzialmente utili. Ha sbloccato sta cosa. Figata. Allora, modulo di neutrini. Qua tanto ci vuole un ingegnere astrofisico per gestire il tutto. Fanno meno 60 gradi. Progetto per stabilizzatore di rinculo Tau, già conosciuto. Premi per avere l'inventario. Vabbè. Io vado a esplorare sta grotta. Io mi auguro ci sia un modo per potenziare sto raggio, perché vorrei una cosa un pochino più violenta. Io posso buttarmi qua? Temperatura stabile, vabbè. Meno 18. Quindi si sta anche più caldi. Ferro. Io sto prendendo ferro come se piovesse. Vabbè, direi che possiamo un attimino. Oh, bene. Mamma mia, meno 75 gradi. Il panico più totale. Allora, prendiamo un platino. Adesso poi, tra pochi secondi ce ne andiamo. Io volevo solamente vedere sta cosa. Sto punto di interesse è molto, che mi incuriosisce parecchio. Solo che io come ci passo? Aiuto! Io faccio il giro. Faccio decisamente il giro. Quel punto interrogativo mi incuriosisce non poco. A me incuriosisce un casino sto fatto che ogni pianeta sia completamente diverso, e soprattutto che nessuno possa trovare i miei stessi pianeti, che è una cosa molto 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 figa. Inventario pieno. Quindi si faceva inventario exotuta. Sì, posso mandare tutto alla mala cosa. Veramente una figata il fatto che ci sia l'astronave a cui si può trasferire la roba immediatamente. Allora, sto andando dalla parte giusta, spero e credo. Allora, intanto flora. La temperatura della tua exotuta sale. Bene. Non so se sia una cosa positiva o meno, ma mi auguro di sì. Qui sotto c'è un'altra cosa. Io non so se buttarmi, ma... zinco. Isotopo che mi serve per la... per la pistola. Vabbè, ma ragazzi, qua... cioè...
Io a fine video, come al solito, metterò il fatto del sondaggio, eccetera. Ma qua potenzialmente, ragazzi, siamo di fronte a un gioco che se vi dovesse piacere e se dovesse piacere a me, potremmo fare veramente 800 puntate a settimana e soprattutto far durare questa serie qualcosa come 30 anni. Cioè io, boh, cioè sono sul primo pianeta e per quanto mi riguarda potrei rimanerci per qualcosa come 15 giorni senza fare nient'altro se non andare in giro a cercare cose. Credo fermamente che però alla lunga avrò voglia di esplorare altrove. Però è veramente una figata il fatto che io volendo potrei anche stare qua per 15 giorni senza nessun problema esplorando un pianeta singolo. Salva i progressi. Salviamo. Cosa implica? Una tua scoperta. Bene. Questa cosa molto affascinante. Chip bypass, che non ho. Allora. Multitool? È questo? No. Astronave. Mi manca la lastra di Carite, che io come la creo? La posso fare? Credo non qua. Credo non qua. Io devo capire un attimino come funziona il discorso del crafting a sto gioco, perché non mi è molto chiaro ancora, ci devo giocare un po'. E vabbè, quindi qua non ci interessa. Allora, questo dovrebbe essere utile a fare la lastra. In pratica sto per morire male, mi sta dicendo quello? Che tra un po' devo tornare a casa. Plutonio. Bam. Tantissimo. Plutonio a pacchi. Io adesso mi prendo queste altre lastre. E poi direi che mi avvio verso la base, la mia astronave. Posso avere anche questo? Ok. Bene. Allora, io qui ho letto che mi era sfuggito. Su uno slot vuoto premi. Oh, ecco, ce l'ho. Lastra. Mi manca il ferro. Maledizione. Chip bypass. Plutonio e ferro. Antimateria. Ok, quindi praticamente sui posti vuoti dell'inventario io clicco quadrato e ho modo di creare cose. Bene. Beh, io direi che toccherebbe un attimino correre alla base. A meno che, scusate. Ricarica, Tecnologia ricaricata. Oh, ricarichiamo pure questo. Tecnologia ricaricata. Che infatti stupidamente ce l'ho. Che devo fare le corse con l'angoscia di dovermi sbrigare. Ho tutto qua. Mi serve solamente del ferro. Ma tipo troppo. Questa cosa non si spacca, va bene. Io direi che torno carbonio sempre. Devo tornarmene verso la mia astronave e idealmente trovare un po' di ferro. Sì, trovato. Dai che devo riuscire a partire.
Ok. Adesso posso creare la lastra. Quindi questo lo mettiamo nell'astronave. Lastra. Eccola qua. Crea i propulsori di lancio dell'astronave. Vabbè, allora io devo tornare un attimino alla nostra astronave. Così faccio tutto con calma e sapendo di essere carico. Me la ricordavo più vicino. Ma quanto cazzo avevo camminato? Mamma mia. Ma poi ci avrò un'arma vera e propria? Altra domanda fondamentale. Perché questo raggio minerario è tanta roba, ma la sua utilità bellica la trovo alquanto limitata. Che cos'era? Quello è qualcun altro o un personaggio così, random? Perché se è qualcun altro io impazzisco. Se effettivamente è un'altra persona che io posso incontrare gente nella galassia... Piena della conoscenza. Hai appreso la parola Viken per intruso. C'è una lingua da imparare? Scudo al massimo. Vabbè. E navicella? Navicella, navicella. Dov'è la navicella? Ah, eccola. Ok. Quindi, il momento della verità. Devo creare cose. Quindi, lastra di carete. 2 di 4. Me ne servono altre 2. Allora, lastra. Muovi, raggruppa. No. Perché non sta funzionando sta cosa? Allora, bella domanda. Iridio. Io sono dannatamente confuso. Muovi, raggruppa. Lastra di carite. Lastra di carite. Ma perché non la posso mettere insieme? Trasferisce elementi. C'è leggermente il panico. Io come ne esco qua? Mi serve una lastra di carite. Non posso raggruppare una mazza. Multitool. Allora, installa tecnologia. Boltcaster, arma orientata ai combattimenti. Per ricaricare quest'arma sono necessari elementi isotopici, soprattutto il carbonio. L'arma può comportare la morte del bersaglio. Premi R2 per attivare. Oppure il raggio minerario è rafforzato per velocizzare la distruzione del terreno. Bella mia, subito. E installiamo nuova tecnologia. Granate Sigma, no, io faccio il Boltcaster. Bene, ricarichiamo questo, così magari consumiamo un po' di cose. Ecco, dovrei avere uno slot libero adesso, se non sbaglio. Vero? Oh, lastra di carite, facciamone un'altra. Dovrebbe essere fatto. Vero? Oh, propulsione di lancio. Ricarichiamo. Plutonio. Poi ci manca due lastre di carite e l'eridio. Allora io direi, prima di tutto, no, scusate, crea prodotto. Uno e due. Ci manca l'eridio. L'eridio tocca capire dov'è. Dov'è l'eridio? Sarà quello blu? Che sta qui? Dimmi che è questo, ti prego. No. Ma se io devo passare dal boltcaster infatti questo non sta prendendo nulla.
Ah, ecco, ok. Semplicemente con triangolo, ok. Classico di tutti, gli spara tutto. Cerca Sieridio disperatamente. E credo che sia piuttosto difficile da trovare Sieridio. Zinco. Platino. Arrivato deposito risorse. Forse là troviamo qualcosa. Comunque ragazzi, veramente la morte psicologica a sto gioco. Cioè ti annulla completamente. Adesso capisco chi mi diceva occhio a prenderlo, perché se lo prendi potresti non avere più voglia di fare altro. Sei esausto. Bene. Ferro. Questo pilone gigantesco. A parte, io sto continuando a prendere ferro, ma ferro ce n'è quanto ne vogliamo per i prossimi 50 anni. È un pianeta ricchissimo di ferro, devo dire. Deposito di iridio. Ma 9 è la distanza che mi separa, 9 minuti? Ma prego, no, cioè. Non voglio credere che sia così lontano. Anche perché il discorso è, ma io poi quando devo tornare a casa, alla mia astronave, che cosa faccio? Eh sì, temo drammaticamente che sia a 9 minuti da qui. Qua urge assolutamente la riparazione della navetta. Anche perché qua, nel senso, cioè, aspettate sta roba. Dai che sei un po' di iridio, me lo sento. No, silicato, vabbè. Ci ho sperato tipo troppo, vabbè. Non troveremo mai la via di fuga da questo pianeta. Comunque per adesso, primo impatto col gioco, decisamente tosto. Un po' in tutti i sensi. Perché dal punto di vista tecnico mi piace, molto affascinante lo trovo. Inventario pieno. Su, ma sempre l'inventario. Ci sarà un modo per allargare l'inventario? Domandone. Da $1 milione. Allora, reputato illegale in diversi accordi di pace in tutta la galassia, molti dei quali sono stati infranti. Gas inalato da guerrieri Viken, che aumenta temporaneamente la capacità polmonare e permette grida di battaglia migliori. Ma e lo scopo? Questo è gas inalato che aumenta temporaneamente. Vabbè, la stessa cosa di quell'altro. Valore totale 13.000. Io non so veramente. Ti hai premuto X per librarti in aria. Non mi ero mai accorto di poter volare. Vi prego. Ma che spettacolo! Posso volare, ma ve prego. Sto per morire malissimo. Mamma mia. Sì, devo decisamente imparare a controllare meglio questa cosa. O mi si potrebbe ritorcere contro. Che miseria. Allora, calma e sangue. Un animaletto. Che cosa sei? Dai da mangiare. Necessario carbonio. Prendiamolo. Posso? Ma perché non ho spazio per fare una mazza in questo gioco? Che noia sta cosa. Perla affascinante.
Inventario pieno. Santo cielo. Io non so che devo fa. Non so neanche che cosa scartare, obiettivamente. Vabbè, proviamo a vedere se riesco a caricarmi qualcosa. Tecnologia ricaricata. Ricarichiamo questa. Allora, ho modo di prendere il carbonio. Devo dar da mangiare a sto coso, qualunque cosa sia. Ok. Ciccio. Me lo sono fatto amico? Bene. Non so quale sia lo scopo di tutto ciò, però carina come cosa. Allora, platino. Io devo riuscire a uscire da qua a ogni costo. Devo riuscire a trovare un modo. Mi sento molto odore in quel. Trova un modo. Ma perché? Qua c'è una struttura molto ambigua. Nel senso che questo monolite mi affascina. Eridio! Lo sapevo! No, sì, no, fermi tutti. Non t'accollare con questo inventario pieno. Che proprio no, eh. Che proprio no. Tecnologia ricaricata. Valore. Beh. Bene. No, perché veramente c'è. Quanto iridio mi serve? Tipo 200 era. Un materiale strano. Sì, ho capito, grazie. Chi è che si accolla? Niente, vabbè. Ah, ma c'è proprio il giacimento pesante qua. Ne abbiamo abbastanza? Vediamo un po'. Astronave. Sì, ce l'abbiamo. Allora, io direi, onde evitare bruttissime sorprese, io mi prendo un altro po' di iridio. Tanto male non fa. Bene. Quindi adesso sarebbe bellissimo se io avessi tipo un teletrasporto rapido per tornare. Astronave fuori portata. Non c'è un modo per tornare, vero? Ricarica. Raccogli Tamium 9. E dove lo trovo il Tamium 9? Tanto figata che ho potuto ripararla da qua. Ah, ce l'ho il Tamium 9. Ne ho 27. Ne ho 27 e me ne servono. Vabbè, io intanto trasferisco questo che ho alla. Sentite, io scarto questa roba, eh. Ok. Tamium 9. Ricarichiamo. Tecnologia ricaricata. Ecco, ma se io tipo adesso ti evocassi da ste parti, no, eh. Non si potrebbe fare.
Minimamente, vero? Componente, dispositivo, consumabile, curiosità. Io volessi questo plutonio e ferro. Pirateria informatica. Questo ci poteva servire in quella struttura che avevo trovato prima. Che ovviamente non ricordo dove sia. Vabbè. Obiettivo viaggio raggiunto. A un altro. Bene. Posso rifornirci un porzione di lancio. A me mi serve il Tamium. Se lo trovo. Ovviamente non c'è. Io direi di avviarci verso la navicella, perché sennò tornando diamo un'occhiata. Allora, intanto devo ricaricare la pistola. Cara pistola, cara pistola, cara pistola. Che poi scusate, ma dov'è la pistola? Multitool, eccolo, ok. Ricarica, serbatoio energetico, ecco. Bene. Vabbè, ma se ha fatto tutto, allora, cioè, mi dà tutti gli obiettivi completati. Posso far venire l'astronave qua da me? No. Vabbè. Come non detto. Devo solamente raggiungere l'astronave. Allora, presto. Anche se forse potrebbe essere il caso di ricaricarla un filino di più rispetto a quello che ha ricaricato. Ci facciamo tipo 20 metri e si spegne. Ma questi cosi a due teste? Scusate, eh. Udunarium Goensuit. Erbivoro, vabbè, allora scialla. Bene. Questo è per lo scudo? Ah, ok. Ci sono piante che ci permettono di ripararci senza bisogno di fare granché. Qua c'è l'oro. Elemento neutro. Porta via tutto. Io non ho idea di che tipo di materiale sia per No Man's Sky, se è una cosa rara oppure no. Ma nel dubbio me lo porterei via. Non si può mai sapere. Mamma mia. Urge un potenziamento violentissimo di questa pistola. Anzi, di questo raggio minerario. Vabbè, io spero di non pentirmi del fatto che sto per andare via, ma non possiamo passare il tempo a prendere oro in un universo in cui non so manco se c'ha la sua utilità, per cui m'avvierei. Plutonio. Via, via. Fuggiamo. Verso la navicella ed oltre. Allora, questo ci saluta al massimo. Sono veramente, veramente colpito comunque. Gioco solido, cavolo. Un bel survival di quelli affascinanti, intensi, interessanti. Bello, bello, devo dire bello. Cioè, almeno, primo impatto mi sta divertendo un casino. Poi alla lunga si vedrà. Però il primo impatto è buono, cavolo. Molto molto buono. Allora, questo. Io adesso, se questo è l'Eridium, mi sparo. Che uso il raggio minerario sulla mia faccia. No, bastava a due passi dal. Ma maledizione! Che tu sia maledetta, colonna di Eridio!
che stavi a due passi dall'astronave, ho camminato mille miglia. Vabbè. No, io devo vedere cosa c'è dentro. Exotuta. Mandiamo la perla affascinante. Ok. Un'altra perla affascinante. Vabbè. Siamo pieni di perle affascinanti. Fatto questo, io partirei. Se riesco ad arrivare alla mia navicella. La troviamo? Ci siamo! Finalmente! Voglio andare via da sto pianeta che mi ha dato la vita. Potremmo dire sì che ci ha dato la vita sto pianeta. Piano, 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 piano. Ok. Sì, tanto sono arrivato, su. Sono arrivato, non t'agitare. Siamo pronti alla fuga. Dopo millemila esplorazioni, la mia Ransama S36 è pronta. Bene. E tieni premuto R2 per decollare. Decolliamo. Madonna. Sì. Si viaggia nello spazio in direzioni sconosciute. Molto sconosciute. Bene. Porta la sonda nello spazio. Sarebbe premuto R2 per accelerare. Vola usando LS per uscire dall'atmosfera. Oh mio Dio. È tutto nelle mie mani. No, ma vi prego. Verso l'infinito ed oltre. Sono fuori dall'atmosfera. Credo. Mi sto... Vabbè, ma figata. Paurosa. Sono fuori? No, io devo guardare il pianeta. No. Ma vi prego. Ma vi prego. Tra l'altro erano non so quanti mesi che non spendevo 70 euro su un gioco io personalmente. Ma devo dire di essere abbastanza contento perché... Ma adesso, no? Detta proprio con grande franchezza. Dove vado? Sistema Gartenkrui 14. Lavorato a scoperta, vabbè, effettuata il 12.8 alle 14.49, bene. Io me ne vado. Sto pianeta sembra figo, vado. Vado, vado, vado. Queste strutture? Ma, tra l'altro, domandone dei domandoni. Ma a Benza, come siamo messi? Ottieni la tecnologia dell'iperguida. Costruisci l'iperguida, rifornisci l'iperguida. La cosa è molto interessante. La domanda è come si fa? Inuyamo... Eh sì, buonanotte al secchio. Inuyamo... Ekama. Vabbè. Tieni premuto per il turbo? C'ho pure il turbo. Salta impulso. Scanner dell'astronave. Segnale rilevato. Litilvi Airaka. Trasmissione radio faro. Arrivo fra 2 ore. Vabbè, ma... Ah, non sono effettive. No, perché... Cioè, capisco il realismo, ma... Fammi di turbo. Fammi di turbo. L1, L1 per attivare salta impulso. Non so cosa... Ah... Cosa serve ciò che sto appena facendo? Sto per morire. È proprio chiarissimo. Fa tutto un grande rumore.
si è tipo bloccato tutto. Vabbè. Addio mondo crudele. Si è collegato da solo a Radio Faro e sto scendendo? Andiamo di turbo, se no arriviamo dopodomani, su. Anche per capire un po' come si svolge il tutto, perché... sono quasi a destinazione. Credo che ci siamo. Fermi tutti. L'atterraggio, la domanda delle domande. Ah, ok. Bene. Pianeta brullo. Fauna mancante. Litilvia Iraca, galassia di Euclide. Sempre mio. Bene. Bene, bene, bene. Vediamo sto radio faro e poi ci salutiamo. 5000 U. Vabbè. Allora. Punto di navigazione. Interagisci con Beacon. Avviso. Dati di navigazione ricevuti. Cosa... rilevato segnale radio. Trova la fonte dei segni di vita. Wow. Vabbè, ragazzi, io direi a questo punto. Ah, l'inventario pieno. Niente, non capirò mai come si fa a gestire il sistema economico di questo gioco. Credo che ripartirò a breve. Finché non capisco dove poter vendere le mie cose. Detto questo, ragazzi, niente, io direi che lo scopriamo, lo possiamo chiudere qua. Per cui fatemi sapere che impressione va fatto per ora No Man's Sky. Fatemi sapere se vi piacerebbe rivederlo nell'immancabile sondaggio in alto a destra. E soprattutto, se vi piacerebbe rivederlo, fatemi sapere come, in che modo, con che frequenza, che cosa vi piacerebbe vedere di più, su cosa vorreste che mi concentrassi. Insomma, parliamone per bene, in maniera tale che si possa eventualmente pianificare qualcosa di carino. Detto questo, io, niente, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento. Alla prossima. Ciao ragazzi.